Siamo davanti al comune con Luigi Lamarca della UIL, di nuovo sotto il comune per protestare contro il mancato ancora pagamento degli stipendi di luglio e soprattutto c'è questo contenzioso sugli oneri, diciamo, tipo TFR e altri. Ecco, qual è il punto della situazione? Ah, io sono una persona incredula, ma mi devo ricredere. Esistono dei soggetti che hanno dei superpoteri. Riescono a vedere le cose, cosa succede un mese e mezzo prima, riescono a vedere buste paghe che nessuno ha mai visto, in quanto ha dichiarato sugli organi di stampa che le buste paghe sono sbagliate. Nessuno di noi ha visto le buste paghe. Sulle buste paghe sono elevate perché c'è il rimborso IRPEF. Noi stamattina, dopo l'assemblea, cercheremo la Guardia di Finanza a denunciare il sostituto di imposta per il mancato pagamento dei rimborsi IRPEF. Per quanto riguarda lo stipendio, ad oggi non è ancora arrivato. Ecco, ma dunque, a parte la questione della Guardia di Finanza, voi chiedete che questi oneri li paghi il Comune, diciamo? Il Comune dice che non è tenuto. Noi richiediamo il rispetto del verbale d'accordo sottoscritto in prefettura. È inutile andare dal prefetto se sottoscrive dei verbali d'accordo quando poi le amministrazioni non le rispettano. Noi chiediamo il rispetto del verbale d'accordo, il rispetto del contratto di rescissione dove si impegnavano a pagare lo stipendio di luglio, e non vorrei che i soldi della fattura dei 459.000 euro della Tradeco siano serviti per pagare lo studio legale che ha curato la rescissione del contratto.